Buonasera a tutti e benvenuti. Da quello che sappiamo non ci sono novità dell'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra attenta regia. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Le condizioni atmosferiche, al contrario, non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Cielo coperto ed è prevista pioggia da un momento all'altro. C'è chi prevede addirittura uno scroscio torrenziale, anche se per il momento il tempo sembra ancora reggere. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Cutrone. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cutrone. Allontana il pericolo. As. L'appoggia sulla fascia. Prova la giocata di Fino. La mette in mezzo. Ed ecco il colpo di testa. E colpisce il palo! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Di Lorenzo. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Incornata! È arrivato bene sul cross. Conclusione così così per la verità. Ricevere un pallone che arriva da dietro non è per niente semplice. Ha dovuto concludere da una posizione inusuale. Peccato, perché sarebbe stato davvero un gran gol. L'Empoli si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Qui deve tirare. Ospina dice di no. Il portiere la stava combinando grossa. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Arriva Mertens. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Zielinski. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. La gioca in area. E va a colpire di testa. È mancata un po' di precisione. Il Napoli ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Di Lorenzo tenta di scavalcare la mediana. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. E corner. Di Lorenzo sceglie tocco corto. Può cercare il taglio in mezzo. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Ottima discesa sulla destra. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Cerca l'uomo là davanti. Lungo passaggio in avanti. Cercano l'azione veloce. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo.
Juan Jesus la spinge in avanti. Mertens vuole la palla. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Ecco un'occasione di contropiede. Pallone lungo in verticale. Mertens guadagna metri. Lancio lungo del portiere. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Soltanto rimessa laterale qui. Costringe l'avversario al fallo. È in ottima posizione. Prova a verticalizzare. Nessun gol finora. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Prova ad andare via con eleganza. Da lì può crossare. Ecco che parte il cross. Palla allontanata senza troppi complimenti. Recupera palla con un ottimo intervento. C'è l'opportunità per il contropiede. E perde il duello fisico con l'avversario. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Cutrone. Spazza il più lontano possibile. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Non sta concedendo palle giocabili praticamente. Palla di nuovo verso il centro. Occhio al tiro! Ha provato ad ingannare il portiere fintando prima di tirare. Stava quasi per funzionare. Ci prova! Salvati dalla traversa! Si libera della palla ed evita complicazioni. Questo errore potrebbe essergli fatale. La cross in mezzo. E il portiere dice di no. C'è la palla lunga in avanti. Palla giocata in verticale. Mertens si allunga per arrivare al pallone. Colpisce! Conclusione sul fondo. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Mario Rui, scodella in avanti. Occasione per il contropiede. Provano a ripartire da dietro. C'è la palla lunga in avanti. Prova la verticalizzazione. Pronto al tiro! Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Bel gesto tecnico.
Occhio al traversone. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Gioca una palla lunga. Zieliński. La gioca in profondità. Sulla destra. Bell'intervento difensivo. Spinge cedendo il pallone lungo. Cutrone. Cutrone. Bel tiro sul quale peraltro si chiude il primo tempo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Molte occasioni da gol, ma fino a questo momento non c'è stato niente da fare. L'allenatore sarà felice della prestazione, ma sicuramente arrabbiato per le tante opportunità fallite. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Si ricomincia. L'Empoli ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Preferisce il retropassaggio. Può provare. Palla veramente fuori di un soffio. Hanno già riconquistato palla. In avanti, vuol far salire i compagni. Non impensierisce la difesa. Passaggio sulla destra. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Allontana la minaccia. Tenta di allontanare il pallone. Grande occasione. Passaggio intercettato. Cutrone. Provano a partire in velocità. Va in scivolata. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Cutrone. Juan Jesus, lungo passaggio in avanti. L'avversario ha avuto la meglio. Zieliński prova a giocarla in profondità. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Poteva essere un'azione importante. La difesa ci mette la testa. Un sacco alle spalle del portiere. Atteggiamento positivo in questo secondo tempo, subito gol. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Il Napoli si porta in vantaggio 1-0. A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Politano. Mario Rui. Pallone lungo in verticale. Tocco preciso. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. As. Prova a sfondare centralmente. Fallo, calcio di punizione. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo.
Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. La posizione è buona. Su questa punizione hanno la possibilità di pareggiare. Ecco il tiro! Traversa, ha colpito la traversa! È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. E ora deve concludere. Dunque, rimessa laterale. Se ne va. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Sta a loro dare il massimo in questa fase, avanzando il più possibile. Proprio così. Occhio, può andare. La gioca sulla destra. Grande movimento nello spazio. Può crossare in area. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Cerca lo spunto. Zielinski. Ecco il tiro. Riesce ad allontanare. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro in quanto uomo. Stulaz avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Palla dentro di Politano. Respinta della difesa. Non può sbagliare. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Politano! Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Mostrano un buon controllo del gioco. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bella azione sulla corsia di sinistra. Mancuso riceve in posizione interessante. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta l'ammonizione, prevedibile. Qui protesta, ma deve fare attenzione a non esagerare. Può anche peggiorare la sua situazione. Cercherà sicuramente il cross in mezzo da qui. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Ci prova di testa. Ha fallito una clamorosa occasione. Juan Jesus legge bene l'azione, blocca il pallone. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è la palla lunga, in avanti. Stulaz. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Elegante. Riceve la palla, intercetta il passaggio, pericolo, ecco un pallone in avanti, opportunità di ripartire.
cerca di pescare il compagno col filtrante. L'Empoli non brilla per capacità di possesso di palla in questa occasione. Allontana il pallone. Sulla fascia, è libero. Mette la palla dentro. Spazza via senza fronzoli. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ha la possibilità di andare verso la porta. Posizione irregolare però. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Bell'anticipo, pericolo sventato. Scodella in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Decidono di giocarla all'indietro. L'Empoli è nei guai fino al collo. A questo punto possono solo gettarsi in avanti e sperare nel miracolo. Di Lorenzo prova a prolungare in avanti. Lungo passaggio in avanti. Zielinski, Mertens. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. As. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. E trova il Mancuso! Ha messo alla prova il portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. As. Mancuso. Ospina dice di no. La allontana con forza. Prova a tirare. Ospina dice di no. Che grande parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Chance per tirare. E c'è la rete. Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Juan Jesus. Zielinski. As. Qui può partire il contropiede. E trova bene il compagno. Può andare. Può tentare la conclusione. Ed ecco il fischio dell'arbitro. Partita che si chiude con la grande occasione per centrare la clamorosa rimonta. E invece, solo illusione, finisce in pareggio. Si chiude in parità. Tifosi che sembrano soddisfatti. Del resto la gara è stata molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? È stata una grande impresa di squadra. Hanno colmato il divario tecnico con gli avversari con una prestazione a tutto tondo, fatta di sacrificio e tenacia. La nostra telecronaca termina qui. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente.